ovviamente periodo di carnevale, facciamo le castagnole. Grandi, piccole sono buone in ogni modo. Appena fatte sono anche morbidissime. È molto semplice da fare, non tantissimi ingredienti. Io lo dichiarerei, c'è un allarme, le Sì. castagnole, so, beh, si possono fare anche con l'allarme. Potete farle anche ripiene, sinceramente io le preferisco così. Sono delle palline, per chi non le conosce, di una sorta di frolla fritte con lo zucchero, molto buone, una tira l'altra, all'interno c'è sia la vaniglia che la scorza del limone, quindi sono anche molto profumate. Facciamole. Farina. Mettiamo lo zucchero. Prendiamo una bella bacca di vaniglia, la incidiamo e mettiamo i semini all'interno. Quando le prendete e usate appunto i semini come sto facendo adesso io, la bacca rimettetela nella sua confezione, tenetela perché vi può servire da mettere in infusione quando fate la crema o quando fate altre preparazioni dove può servire un profumo di vaniglia. Mescoliamo quindi zucchero con vaniglia e farina. Andiamo ad aggiungere due uova e aggiungiamo anche il burro. Il burro, mi raccomando, deve essere molto morbido. E aggiungiamo anche una bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale e poi la scorza di questi meravigliosi limoni. Ogni volta che grattugio il limone facciamo qua una roba che subito sorprende. Ora facciamo ancora un pochino così. Come vedete l'impasto è estremamente semplice. E ora lo lavoriamo con le mani. Poi ci spostiamo su una spianatoia e lo facciamo direttamente lì. Spostiamoci sulla spianatoia. Il nostro impasto, bello bello, morbido morbido, mi serve un altro pochino di farina, altrimenti mi si attacca un po'. Ok. Adesso cosa facciamo? Come se dovessimo fare degli gnocchetti. Prendiamo una parte di impasto, portiamo l'olio a temperatura, così possiamo friggere. Decidete poi voi quanto grandi fare le castagnole. Fate la pallina e la friggete. Portate l'olio a temperatura intorno ai 170 gradi e iniziate a friggere queste meraviglie. Le passate una ad una nello zucchero semolato in questo modo e le mettete in una ciotolina. Ne ho fatte qualcuna più grande, qualcuna più piccola, tanto sono tutte buone. Queste sono multidimensione, ci sono quelle giganti, quelle piccole. In realtà la misura perfetta secondo me è questa piccolina. Dipende anche quante ne volete fare. Così io ne ho fatte una ventina. Bene, queste sono le castagnole. Io le conosco da quando sono bambina, me le hanno sempre fatte. Grandi, piccole sono buone in ogni modo. Appena fatte sono anche morbidissime. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale di YouTube, attivate la campanella, fate le castagnole e poi mi ringrazierete.